Laura Morante, un nastro d'argento per tutto, insomma, un nastro speciale per la tua carriera, per la tua artisticità. Felice? Eh beh, certo, insomma, mi sembra, no? È bello. Che cos'è che hai fatto nella tua carriera che ricordi con maggior piacere e cos'è che invece vorresti ancora fare? Ma naturalmente vorrei fare ancora tante cose, però anche dei film da regista, perché mi sono anche appassionata a quest'altro mestiere, però scusi la domanda, qual è? Mi sembra sempre che qualcuno... Sei distratta da Filippo Scotti, no, è un fotocall. No, cos'altro ti piacerebbe fare nella tua carriera che non hai ancora fatto? Ma tante, tante cose, mi piacerebbe lavorare anche con registi con i quali non ho mai lavorato, non soltanto italiani, ma anche continuare a lavorare anche all'estero. A me piace poi cambiare paese, cambiare cultura, cambiare, mi piace molto, mi è sempre piaciuto. Mi parlavi prima della regia, tu hai fatto una regia, Ciliegini è andata molto bene, quindi due regie, anche l'altra. Il primo l'ho fatto in Francia, il secondo l'ho fatto in Italia, si chiama A Solo. Me lo ricordo, e quindi il terzo? Spero di fare il terzo film. Una serata come questa, quanto è bella? Non lo so, ancora non è appena cominciata, per ora sono sprofondata con questi sassolini. Ecco perché sei così lontana. Esatto, e adesso spero che vada meglio, che ci sia un pavimento solido all'interno. Grazie, buona serata, congratulazioni.